Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi andiamo a concludere il nostro discorso sulla critica della ragion pratica. Andremo a vedere quindi quali saranno gli esiti finali della ricerca etica di Kant. Nella scorsa lezione abbiamo parlato degli obiettivi dell'opera, abbiamo parlato della legge morale e dell'imperativo categorico, cioè quella formula che ci dice di agire secondo quella massima che al tempo stesso possiamo volere che diventi una legge universale. Abbiamo concluso quindi accennando al cosiddetto formalismo della morale kantiana, nel senso che l'imperativo categorico non ci dice che cosa dobbiamo fare nel concreto, perché altrimenti sarebbe condizionato, non sarebbe così categorico, non sarebbe qualcosa di universale, ma ci dice piuttosto come dobbiamo fare. Quindi la linea generale che ci propone Kant è quella di comportarci tenendo conto dell'esistenza di altri individui che non devono essere un mezzo per me, ma devono essere dei fini, e tenendo conto quindi della loro dignità e della mia propria dignità. Quindi possiamo dire che Kant rifiuta ogni tipo di morale utilitaristica. L'utilitarismo è una corrente filosofica che si sta sviluppando proprio in quell'epoca, che appunto identificava il bene con l'utile, cioè io mi comporto il bene per me e ciò che mi porta qualche vantaggio, è qualcosa che è utile per me. Ecco, secondo Kant questa morale non è accettabile. Perché? Perché se io agisco in vista di alcuni scopi del mio bene, ecco, questo modo di agire annulla la libertà umana, perché rende ogni mia azione condizionata al raggiungimento dello scopo. E quindi un'azione utilitaristica non è un'azione universale. Quindi questa non è la morale che sta cercando Kant, che è qualcosa di oggettivo, di assoluto, ma è al massimo una morale soggettiva, quella utilitaristica. Quella di Kant è, come vediamo scritta alle mie spalle, un'etica che necessita del cosiddetto dovere per il dovere. Nel senso, è questo l'imperativo categorico, cioè io agisco spinto semplicemente dal senso del dovere, dalla consapevolezza che un'azione che io sto compiendo è giusta e allora io la devo compiere indipendentemente dalle conseguenze sulla mia persona e sulla mia felicità, e su questo arriveremo fra poco. Nel senso che l'imperativo categorico è così, mi dice una cosa e io devo seguirlo semplicemente perché è così. La risposta all'imperativo categorico, perché bisogna comportarsi in questo modo, sarebbe semplicemente perché si deve fare così. Allora io devo seguire la legge morale, devo seguire l'imperativo categorico perché si deve, per nessun'altra motivazione. Questo cosa vuol dire? Che nell'etica kantiana non c'è spazio per i sentimenti e le situazioni personali. Cosa vuol dire? Volessimo fare un esempio. Abbiamo il caso di avere famiglia, essere un padre di famiglia e di non avere cibo per sfamare i propri figli. Allora, questo padre di famiglia, l'unica possibilità che avrebbe sarebbe andare quella di rubare del pane. Ma questa azione non può essere conforme all'imperativo categorico, nel senso andare a rubare in caso di necessità non può essere principio di una legislazione universale. E quindi in questo caso il dovere per il dovere mi impedirebbe di andare a rubare anche se per una buona causa, cioè quella di sfamare i miei figli, oppure andare a rubare delle medicine per curare il padre o il figlio malato. Stesso discorso. Queste azioni non sono giustificabili come principio della legislazione universale, quindi non sono azioni eticamente corrette, non possono essere, non possono rientrare nell'ambito dell'imperativo categorico. Quindi questa è una morale molto rigida quella kantiana su tutti questi punti di vista, e possiamo anche dire che c'è un'importante distinzione in Kant tra il concetto di moralità e il concetto di legalità. Nel senso che è vero che comportarsi in maniera etica significa anche seguire le leggi, però c'è una differenza importante, che è la differenza nella convinzione interiore tra un comportamento morale e un comportamento legale. Perché io sono buono non semplicemente se rispetto le leggi, ma solamente se lo faccio con la convinzione interiore che quello che sto facendo sia una cosa giusta, e non ad esempio per paura della pena. Quindi significa che se io rispetto le leggi, però
per il senso del dovere, allora io mi sto comportando, sto seguendo la legge morale. Se invece rispetto le leggi solamente perché ho paura che se non le rispetto finisco in prigione, allora questo non è un comportamento morale. Attenzione poi a un passaggio che fa Kant in questa fase del suo ragionamento, nel senso che il fondamento della ragion pratica dell'agire morale dell'uomo è la libertà, ci torneremo ancora tra poco. Però in verità noi della libertà non abbiamo una conoscenza oggettiva e sensibile, non percepiamo questa cosa attraverso i nostri sensi. È una nostra caratteristica che, se ben sfruttata, ci porta a andare oltre certi nostri limiti. In che senso? Nel senso che quando noi agiamo moralmente in maniera libera, in questo modo noi si può dire che ci innalziamo, secondo Kant, oltre il mondo fenomenico e le sue determinazioni, le sue influenze, le sue costrizioni, alla sua catena di nessi di causa effetto. Ed è come se noi stessimo attingendo, per così dire, col mondo noumenico, il mondo della cosa in sé, il mondo che sta al di là del fenomeno, in cui vige la libertà. Il mondo noumenico è il mondo della libertà, secondo Kant, quel regno dei fini a cui avevamo accennato è anche questo. Cosa vuol dirci Kant? Che la vita morale, il vivere moralmente, il seguire la legge morale, è qualcosa di natura sovrasensibile, è qualcosa che si innalza oltre il mondo naturale che ci circonda, è qualcosa di puramente intellegibile, anche se ovviamente questo mondo numerico è sempre in connessione col mondo sensibile, perché noi agiamo in questo mondo, ma seguendo dei dettati morali che non sono di questo mondo propriamente detto, si può dire. È come, vediamo alle mie spalle, come dire che Kant con la legge morale porta il noumeno nel fenomeno, nel senso che noi, appunto, come ho detto, agiamo liberandoci da ogni tipo di condizionamento, quindi stiamo andando oltre questo mondo in cui siamo inseriti. E soprattutto, con questo ragionamento, si può dire che Kant fonda l'autonomia della morale, nel senso che dove l'uomo ritrova i fondamenti della sua morale? Nella religione, nelle leggi, in ipotetiche idee innate? Niente di tutto questo. I fondamenti della morale l'uomo li ritrova nella propria razionalità e quindi li trova in se stesso. Ed è per questo che Kant affermerà di aver fatto una rivoluzione copernicana anche in campo morale e non solo in campo conoscitivo, perché fonda l'autonomia della morale nella razionalità appunto dell'uomo stesso. Rimane un problema da affrontare, che sarà quello di cui Kant tratterà nella seconda parte della critica della ragion pratica, che è il problema della felicità, perché da sempre quando si parla di etica si parla anche di come l'uomo può raggiungere la felicità. E parlando dell'etica kantiana, la questione è questa: come si concilia il fatto che l'uomo tende naturalmente a raggiungere la felicità con il dovere morale? Nel senso che, secondo Kant, essere virtuosi, quindi essere buoni, significa rispondere e seguire la legge morale. E quindi attenzione, perché quella kantiana non è assolutamente un'etica eudemonistica, così come erano tutte le etiche antiche, ad esempio, anche molte altre etiche poi dell'età moderna, cioè un'etica finalizzata al raggiungimento della felicità, cioè che mi spiega come io posso essere felice. Quella kantiana è un'etica del dovere, l'abbiamo detto, un'etica propriamente detta deontologica, cioè che mi prescrive come io mi devo comportare perché è giusto così, non perché io debba essere felice. Quindi c'è questa importante differenza da cui partire. Quindi si può raggiungere la felicità oppure no? Proviamo a leggere questo testo. Felicità è la condizione di un essere razionale nel mondo, a cui, nell'intera sua esistenza, tutto va secondo il suo desiderio e volere. Essa dunque consiste nell'accordo della natura con lo scopo totale di quell'essere, nonché con il motivo determinante e essenziale della sua volontà. Ora, la legge morale, come legge della libertà, comanda in virtù di fondamenti di determinazione che devono essere del tutto indipendenti dalla natura e dal suo accordo con la nostra facoltà di desiderare, in quanto moventi. Ma l'essere razionale che agisce nel mondo
non è però al tempo stesso anche la causa del mondo e della natura medesima. Nella legge morale, dunque, non si trova il benché minimo fondamento di una connessione necessaria tra la moralità e una felicità, a essa proporzionata, di un essere che appartiene al mondo e di conseguenza ne dipende, e che appunto perciò non può produrre la natura con la propria volontà e, per quel che riguarda la sua felicità, non può con proprie forze rendere la natura interamente conforme ai propri principi pratici. Eppure, nel compito pratico della ragion pura, ossia nel perseguimento necessario del sommo bene, una tale connessione è postulata come necessaria. Noi abbiamo il dovere di cercare di promuovere il sommo bene, che dunque deve pure essere possibile. Ecco, cosa ci dice Kant in questo testo, che in alcuni passaggi è anche un po' complesso. Concentriamoci su alcuni momenti. In un certo punto, verso il centro, ci dice che nella legge morale non c'è il minimo fondamento di una connessione necessaria tra moralità e felicità. Cosa vuol dire? Che virtù e felicità non coincidono. Il percorso verso l'una e l'altra è radicalmente diverso, perché, come ci dice all'inizio, la felicità è la condizione di un essere in cui tutto va secondo il suo desiderio e volere, nel senso che la natura, il mondo che ci circonda, segue il nostro desiderio, si conforma al nostro desiderio. La legge morale, invece, è completamente indipendente dalla natura e dai suoi moventi, e quindi sono due cose assolutamente diverse e separate. Questa è la cosiddetta antinomia della ragion pratica, cioè la contraddizione, il contrasto interno tra virtù e felicità, cioè il fatto che se io mi comporto in maniera buona, in maniera virtuosa, allora non ottengo comunque la felicità. Come se ne esce da questa situazione? Come l'uomo può arrivare a quel sommo bene che abbiamo letto nel testo precedente? Kant nelle ultimissime righe dice che deve pure essere possibile questo sommo bene, cioè questa situazione in cui sono contemporaneamente virtuoso e felice, perché Kant lo riconosce, chi è virtuoso si merita di essere felice, E secondo Kant, Kant si confronta anche con le etiche antiche, dicendo che ad esempio stoici e epicurei, parla di queste scuole ellenistiche, sbagliano perché individuavano rispettivamente il sommo bene o nella sola virtù o nella sola felicità. Ecco, l'unico modo per raggiungere il sommo bene, secondo Kant, è quello di ammettere dei postulati. Cosa sono i postulati? Sono delle verità indimostrabili, Kant prende questo termine dalla matematica, indimostrabili ma che sono necessarie e accettate per giustificare il funzionamento di un sistema. Ecco, l'etica kantiana in questa fase si basa su dei postulati, cioè io devo accettare determinate verità indimostrabili che possono garantirmi il raggiungimento del sommo bene. E quali sono questi postulati? Dei postulati che rimandano all'esistenza di un mondo dell'aldilà in cui si possa realizzare questa connessione tra virtù e felicità che in questo mondo è impossibile. Questo cosa vuol dire quindi, per prima di elencare questi postulati, che perché esista una legge morale che funzioni, che mi dia dei risultati, bisogna ammettere alcune verità di base. Quali sono queste verità, questi postulati? Il primo è l'immortalità dell'anima. Perché l'immortalità dell'anima? Perché io il sommo bene lo raggiungo solamente quando seguo pienamente la legge morale, e quindi quando io raggiungo una condizione di santità, potremmo dire. Ricordate quella percentuale, noi siamo fatti di ragione e sensibilità. Io non potrò mai in questa terra, pur perfezionandomi continuamente, essere 100% ragione. Quindi la santità non è di questa terra, però il percorso di perfezionamento si può portare a compimento solamente in una prospettiva di infinito, quindi di immortalità dell'anima. La mia anima dopo la morte permane e mi permette di raggiungere il sommo bene. Il secondo postulato è l'esistenza di Dio. Perché solamente la presenza di un essere sommo, infinitamente buono, mi garantisce che chi si comporta in maniera virtuosa, quindi chi acquisisce dei meriti, poi possa ottenere una ricompensa, cioè la felicità. Ecco, questa equazione, che è virtù-felicità, mi viene garantita solamente se io ammetto l'esistenza di Dio, che è infinitamente buono. In verità poi c'è anche un terzo postulato che Kant ripete, che è quella della libertà dell'agire morale, perché solo nel momento, questo l'abbiamo anche già detto, solo nel momento in cui io scelgo liberamente
di seguire il dovere, allora io agisco in maniera morale e allora posso acquisire, raggiungere questo sommo bene. Teniamo presente che questo terzo postulato della libertà è un po' diverso dagli altri due, perché il primo e il secondo sono dei postulati che fanno sì che la morale kantiana possa avere un compimento, possa portare al raggiungimento di questo ultimo scopo che è il sommo bene, mentre la libertà è qualcosa di imprescindibile, senza il quale la moralità non esisterebbe neppure. Vediamo in questo schema riassunto quello che abbiamo appena detto, cioè che virtù e felicità che costituiscono un sommo bene nella vita terrena non sono conciliabili fino in fondo perché gli uomini possiedono, oltre alla ragione, anche un corpo, quindi istinti e passioni. Perciò Kant postula l'immortalità dell'anima, che consente di raggiungere la perfezione oltre la nostra dimensione mortale, e l'esistenza di Dio che renda possibile la convergenza di virtù e felicità. E nella parte inferiore leggiamo: la ragion pratica dà senso alle aspettative di chi agisce moralmente, e da qui il primato della ragion pratica rispetto alla ragione teoretica. E con il primato della ragion pratica andiamo a conclusione della nostra lezione, del nostro discorso su quest'opera. Perché? Perché Kant conferisce quindi una sorta di, appunto, un primato, una prevalenza alla ragion pratica rispetto a quella teoretica, per quale motivo? Perché, come abbiamo visto in questo percorso, la ragion pratica si può dire che connetta l'uomo a livello soggettivo con il mondo noumenico, col mondo della libertà e dà un senso al suo agire morale, che quindi è sì dovere per il dovere, ma che può anche permettere, in certo qual modo, accettando dei postulati, il raggiungimento del sommo bene. Cosa vuol dire? Che la ragion pratica infonde nell'uomo la speranza, attenzione, non la certezza, non la conoscenza, ma la speranza dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Io sono cose che accetto, che non potrò mai dimostrare, ma che danno un senso al mio agire morale. E quindi, in conclusione del discorso che abbiamo fatto su Kant, alla fine la realtà dell'uomo, la vita dell'uomo, è come divisa su due binari. Da un lato il mondo fenomenico della scienza, dall'altro il mondo noumenico della libertà, del dovere e della morale, che per Kant ha una priorità, un primato. Questo vuol dire che comunque c'è una sorta di contrapposizione sempre nell'uomo, una sorta di eterogeneità tra questi due mondi, ancora comunque separati, e questa contrapposizione sarà ciò che Kant tenterà poi di risolvere nella sua terza opera, che è la critica del giudizio. Ma questa è un'altra storia, per oggi la nostra video lezione termina qua.